Ma c'è stato un altro ban. Mai avrei detto. Mai avrei detto. Mai avrei detto di non godere per un ban del Gabrone. Ma non posso farlo. Non posso sfortunatamente farlo. Perché è vero, lo hanno sbannato. Meno male. Se non hai le facoltà mentali per stare davanti a più di una persona, se non hai le facoltà mentali per stare davanti a una telecamera in una camera da sola, per provare a tirare su due spicci che non riesci a fare, non hai il diritto di entrare nella live di uno streamer. No, non è un insulto a. Non è un insulto a lui. È un insulto a quelle decelebrate, imbarazzanti, che se l'avevano fatta a me, mi dovevano 30. Mi dovevano bei soldi. 2 giorni 30.000 euro, già mo, te voglio bene, ma magari. Ci cascassero. È anche vero che sfortunatamente i poli negativi, per quanto in realtà non sia così, si attraggono. In realtà se respingono. Ma è giusto prendere dei ban se fai delle cose e porti delle persone che sono veramente lo scarto societario. E il problema è che. Beh, è vero, Gabro. Cioè, Gabro. C'hai da ridire. È vero. Cioè, ma chi. Ma perché? Cioè, la domanda è proprio perché? Ma che ti aspetti? È come se io porto. Mo piglio il primo Maranza di Milano per strada. O prendo e gli faccio. Ah, fate una bella live con me. Mettite qua. Che non mi aspetto. NF, NN, brutti N, NNN, double F e un paio di M nel mentre. Per forza! Un minimo, zio, un minimo! Un minimo! Comunque, veramente la follia, veramente follia, zio. Le persone qui venderebbero. No, venderebbero, zio, se daglierebbero una mano, porca Madonna, per aver scendito sull'arte sull'altra. Terribile, terribile. Ma vabbè. Vabbè. Quindi, beh, trovo assurdo anche il bagno, onestamente. Se devo essere onesto. Lo trovo assurdo perché la dinamica è all'incirca la stessa dinamica che può succedere dove mi droppano una parola nella mia stream, ma non l'ho droppata io. Quindi perché devi bannare me? Qual è il disco? Qual è il senso? E infatti non succede per determinate cose. Ma vabbè. Hello, Clochard!